su Halloween. Ecco, allora,
che però sono
Si porta dietro un personaggio
Esistono i vampiri e allora ti fanno vedere come
Si vede del sangue, sì, perché sono vampiri, quindi il sangue si vede. Quindi se è sensibile al sangue e a discorsi o cose sessuali, così lascia stare. Ha molto LGBT anche questa serie. Se sei sensibile a queste cose, lascia stare. Se invece ti piacciono i vampiri, non hai problemi a vedere il sangue e con le battute black humor ci squazzi. La serie per te, guardala, perché io l'amo. Mi piacciono tutti i personaggi, sono tutti bellissimi. Poi la serie Dark, vista, ecco, What We Do in the Shadow. Lo puoi guardare anche finché messaggi, finché cucini, non è fondamentale essere concentrati. Dark invece è come Hannibal, devi essere concentrati. Devi essere nel mood, perché se ti perdi qualcosa non ci capisci più nulla. Che è una serie tedesca. Anche qua ci sono. Non è horror. Nonostante si chiami Dark. Vediamo come la presentano, perché è veramente un casino non spoilerare. La scomparsa di un bambino dà il via a una frenetica ricerca di risposte e quattro famiglie finiscono per svelare mistero che dura da tre generazioni. Non l'avrei sicuramente spiegato così, ma sicuramente avrei spoilerato un sacco di cose, quindi allora qui non ci sono scene, cioè lo puoi vedere, è leggero. Sotto quel punto di vista è solo incasinata la trama, perché ci sono tipo i viaggi nel tempo, ecco, quindi i viaggi nel tempo sono sempre da elaborare, perché come ritorno al futuro, se tu tocchi una cosa incasini tutto, no? Se tu vai nel passato e tocchi qualcosa, ciao. Quindi per quello ti dico, ci vuole testa, perché devi stare a, siccome ci sono i viaggi nel tempo e le persone toccano le cose, ecco, ne succedono. Della confraternita universitaria KKK Tau.
Uscita in Italia, l'ho vista, ecco.
serie è sulle streghe, ma è leggerissima. Io l'ho vista su Rai 2. Ogni volta che la fanno su Rai 2 la guardo. Ed è Good Witch. Praticamente è la storia di questa strega buona che arriva in questo paese. Serie da riguardare o